Di obiezione di coscienza in ambito sanitario si è parlato al centro polifunzionale Don Calabria nella giornata di studio promossa dall'associazione Donum Vitae con i medici cattolici nel convegno sul tema l'agire professionale e la propria coscienza, dall'obiezione di coscienza alla coscienza di obiezione. Di fronte a situazioni sempre più complesse, quali sono le scelte più difficili? Bene, oggi in 30 anni la figura del medico è assolutamente cambiata, si è rivoluzionata come è cambiata e si è rivoluzionata la società civile. Oggi si inizia a parlare di medicina dei desideri delle persone. La stessa scienza medica è più complessa, ci sono terapie sperimentali, la fretta anche nella relazione medico-paziente è presente, la non chiarezza dialogica tra il medico e il paziente. C'è uno scenario che 50 anni fa il medico non immaginava potesse esistere. Quindi il medico ha necessità e anche il dovere morale di soffermarsi e pensare. Oggi purtroppo il medico è relegato ad un tecnico, a fare le cose tecniche, farle meglio, possibilmente difendendosi, quindi una medicina difensiva, ma non pensa più. E questo suo non pensiero porta a vedere nel paziente solamente un aspetto, un organo, massimo due, massimo tre, quindi perdere la cultura nostra da cui veniamo. Ci siamo dimenticati da dove veniamo, che è una cultura olistica, classica, che vede la persona a 360 gradi, non solo nel suo fegato, piuttosto che nel suo cuore o nel suo utero. Ma intanto io credo che l'obiezione di coscienza debba essere considerato uno spazio di libertà. Uno spazio di libertà per un esercizio professionale consapevole che tenga presenti tutti quelli che sono gli elementi della professione, non soltanto quindi gli aspetti tecnico-scientifici, ma anche quelli legati all'agire interiormente pensato da parte del medico. D'altra parte si dice sempre che il medico opera in scienza e coscienza, no? Da una parte ci sono le indicazioni che vengono dal progresso delle conoscenze scientifiche, dall'altra però deve rispondere a questo foro interno che è la sua coscienza e la conduzione del suo agire professionale. Nel nostro paese alcune norme regolamentano in maniera esplicita l'obiezione di coscienza, penso alla legge sulla interruzione di gravidanza, alla legge 194 e la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Altri contesti non sono regolati da una norma scritta, ma il fondamento costituzionale dell'obiezione di coscienza è noto a tutti e come tale fonda per esempio anche l'articolo 22 del codice deontologico. Il codice deontologico dei medici dice che qualora ci siano situazioni che contrastino con i propri convincimenti clinici o con la propria coscienza, il medico può rifiutarsi una certa prestazione, fermo restando che deve dare al paziente ogni utile informazione. Federico Reggio, in questa società sotto la, la parvenza di libertà e democrazia, in realtà spesso ci sono scelte di potere anche in ambito sanitario, è così? Sì, certamente. Ovviamente bisogna essere anzitutto consapevoli della complessità della materia biogiuridica in generale, cioè l'incrocio di questi saperi e delle istanze che vengono a confluire all'interno anche di scelte legislative, perché da un lato c'è la comprensibile tutela dell'autonomia e della dignità del soggetto, dall'altro lato tutta una serie di altri problemi che vanno dal sistema sanitario alle strutture di relazione coinvolte a scelte morali in una società sempre più complessa e pluralista. Il rischio è che nella non consapevolezza di questo si vadano a istituire o promuovere diritti non avendo coscienza della loro complessa struttura di relazione, del loro calarsi anche nella complessità dell'esperienza concreta. E dall'altro lato che si chiamino diritti anche a volte dei desideri o dei meri atti di volontà, non sempre consapevoli né del loro strumento formativo, delle loro modalità formative né delle loro conseguenze. E in questo senso è estremamente opportuno promuovere una riflessione critica e non ideologica su questi temi. L'ultima legge approvata sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, pone nuove problematiche ai medici che si troveranno a prendere decisioni nei momenti più delicati della malattia e della vita dei pazienti.
Ma il medico che si trova di fronte a una disposizione anticipata di trattamento, come può esercitare in libertà la sua professionalità? Ecco, questo è un vulnus molto grave che la nuova legge sulle dichiarazioni anticipate, anzi sulle disposizioni anticipate di trattamento, ha lasciato, e cioè non ha previsto esplicitamente il ricorso all'obiezione di coscienza. È vero però che, appunto, come dicevo, il codice deontologico lascia questo spazio di libertà, e credo che da parte dei medici che ritengono di non poter aderire ad un intervento che sia soppressivo della vita del suo paziente possano legittimamente pensare di non aderirvi, fermo restando che chiaramente ciascuno si assume la responsabilità delle proprie azioni. Mi viene da dire che in qualche modo l'obiezione di coscienza potrebbe, come dire, in qualche modo portare anche a delle estreme conseguenze per il medico, magari subire un procedimento giudiziario, ma questo non sminuisce, anzi a mio parere amplifica la forza del suo gesto, che diventa un po' come per storicamente è stato per gli obiettori di coscienza quando le leggi non prevedevano, penso all'obiezione di coscienza al servizio militare, quando non prevedevano questa opzione, sono stati antesignani di una legittima protesta che ha il fondamento in questo foro interno che è la coscienza. La nuova legge introduce questa novità del consenso scritto. Allora, antecedentemente alla legge, le situazioni in cui il consenso doveva essere scritto erano limitate, ed erano il trapianto d'organo, l'interruzione di gravidanza, gli accertamenti per l'HIV, le trasfusioni di sangue, erano 5 o 6 punti. Adesso la nuova legge prevede il consenso scritto per quasi tutte le scelte. Il paziente in che modo quindi sarà vincolato da questo consenso scritto? E il fatto di dover sottoscrivere un modulo crea un problema, perché non vorrei che questo trasformasse il rapporto di informazione che ci deve essere tra medico e paziente in un aspetto più formale, in cui io faccio sottoscrivere al paziente un modulo che mi garantisce più che dà informazione. E quindi questo forse è un aspetto che nella nuova legge potrebbe inquinare quello che invece era la previsione deontologica di un'informazione il più possibile completa. Dottor Giovanni Gozzi, come è tutelato in Italia chi fa obiezione di coscienza? Beh, la tutela è molto recente, perché bisognerà un po' vedere quali saranno i nuovi criteri interpretativi della legge 219 del 2017, che entrerà in vigore il 31 gennaio 2018, quindi tra qualche giorno, e qui si apriranno dei nuovi scenari per la tutela dell'obiezione di coscienza. Fino ad ora si poteva riflettere di obiezione di coscienza con la legge 194, con la legge 40, oppure in materia di sperimentazione animale, eccetera, però i contorni non erano ben definiti. Quindi abbiamo una legislazione nuova sulla quale sarà necessaria una riflessione approfondita sin da ora, mentre a livello costituzionale, per dire una cosa molto chiara, molto semplice, che tutti possono anche intendere, non c'è un riferimento esplicito, espresso, preciso della nostra Costituzione sul concetto di obiezione di coscienza. Anche se è vero poi che la Corte Costituzionale, con le sue pronunce, ha di fatto costituzionalizzato il concetto di obiezione di coscienza, perché l'ha richiamato più volte, magari riprendendo dalle fonti internazionali. Quindi la nostra Costituzione italiana non ha un centro, un cuore pulsante che definisca il concetto di obiezione di coscienza. L'apparato legislativo si sta adeguando e dobbiamo fare riferimento invece a delle fonti internazionali, anche europee. La figura del medico, che è colui che per il giuramento di Ippocrate è chiamato a curare il paziente, ormai è stretto da dei doveri, da delle linee guida che non sempre rispettano questa sua vocazione profonda. E questo è un enorme problema, perché si parla spesso del transito da una visione paternalistica di medicina ad una visione dove il medico è chiamato ad un'alleanza terapeutica. Però una vera alleanza presuppone un incontro, un dialogo, un confronto tra saperi, conoscenze, istanze, aspettative, bisogni, elementi biografici che richiedono un vero incontro, un vero dialogo. Questo deve essere costruito e deve avere luoghi, spazi e tempi che lo abilitino.
non sempre né de facto questo è possibile. Certamente burocratizzando sempre di più l'agire medico, c'è il rischio che questo, che è un profilo profondamente umano, oserei dire quasi umanistico, venga compresso da altro, anche da timori delle conseguenze del proprio modo di esercitare la professione, con tutto il tema che si aprirebbe anche sul rischio sempre di esporsi ad una responsabilità. Ovvio, è chiaro che il nostro agire espone sempre ad una responsabilità, però è una responsabilità che si dà anzitutto in un rapporto, in una relazione. È ancora possibile istituirla? È un tema attuale? Questa è una domanda. Con le DAT, di fronte a quale scelte si troverà il medico? Purtroppo da questa legge, lo dico con grande amarezza, siamo stati esclusi noi medici. Parlare di accanimento terapeutico, ma soprattutto di abbandono terapeutico, perché oggi, parliamoci chiaramente, ci troviamo noi medici di fronte a questo, soprattutto con le persone più anziane. Siamo stati esclusi nella discussione del dibattito parlamentare pubblico, probabilmente anche per noi, a causa nostra, è stata assolutamente la questione presa in mano dai giuristi e poi dai politici. Questo mi fa soffrire come medico, perché poi quando sono a letto del paziente il dialogo e la vita che da questo scaturisce passa dalla relazione tra me e il paziente. Non c'entrano politici, non voglio che ci mettano i piedi i giuristi del diritto. Ecco, quindi questa pecca grossa la dobbiamo riconquistare. Ce la siamo fatta sfuggire in questo dibattito, o perlomeno forse siamo stati superficiali in tutto questo. Sono 40 anni dalla legge 194, una legge ancora molto dibattuta, che ha creato comunque un costume. Assolutamente, i ragazzi nati dopo questa legge, per loro è naturale che si possa abortire. Io parlo di queste cose per passione da più di 30 anni e rifletto proprio su questo. Dibattiti pubblici 30 anni fa su questi temi rischiavi il linciaggio, no? Rischiavi il pomodoro tirato addosso per delle idee preconfezionate, ideologicamente impostate. Oggi, quando parlo ai ragazzi nati magari negli anni 90 o addirittura i millennials, vedo una cultura diversa, iniziano a pensare che bisogna fermarsi, iniziano a pensare non tanto a come, quando, perché non fare figli, ma vogliono sentirsi dire ancora oggi qualcosa sull'amore, sulla relazione umana. Qualche ragazzo, qualche giorno fa, un incontro con 120 di loro, mi ha fatto questa domanda: ma che cosa porta alla donna un'interruzione di gravidanza? Devo dire che in 30 anni nessuno me l'aveva fatto, quindi una riflessione su questo vuol dire che c'è una conversione, un cambiamento di tendenza, ci deve far riflettere questo. L'ambito dell'obiezione di coscienza si è esteso negli ultimi anni ad altre professionalità, come ad esempio a quella dei farmacisti, in particolare con prodotti definiti contraccezione d'emergenza. Da quando l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, ha determinato la libera vendita della cosiddetta pillola del giorno dopo o dei 5 giorni dopo, si pongono problemi di coscienza rilevanti naturalmente. Si tratta tra l'altro di una situazione facilmente aggirabile anche da quelle donne che non sono maggiorenni, laddove ci sarebbe un limite naturalmente. Quindi per le minorenni. Esatto. Si è scelta questa strada di richiedere, di pretendere la prescrizione medica per le donne non maggiorenni, mentre di lasciare la libera vendita alle maggiorenni. Questa situazione è chiaramente una situazione che pone molti problemi, anche perché non è chiara l'innocuità di questi prodotti. Sono prodotti potenzialmente abortivi? Sono prodotti potenzialmente abortivi. Nonostante questo venga negato, ci sono dei dati ben precisi che possono andare in questa direzione. Tra l'altro l'assunzione di più pillole
di questi prodotti potrebbe determinare anche un aborto. Ecco, e il farmacista che fa obiezione nella vendita cosa rischia? Ci sono dei rischi in effetti, perché la legge non prevede per il farmacista una possibilità specifica di obiezione, cosa che invece è prevista per altre figure professionali. Quindi si tratta veramente a volte di una situazione rischiosa sostanzialmente per il farmacista. Quanto bisogno ci sarebbe che nelle varie diocesi ci fosse una persona, ci fossero persone esperte in bioetica? A mio avviso c'è un'urgenza di aprirsi ad una riflessione forte su questi temi, una riflessione informata, consapevole della pluralità di saperi che nell'ambito bioetico e biogiuridico vengono a confluire, il sapere medico, scientifico, giuridico, filosofico, etico, teologico. In questo senso l'invito ancora del precedente pontificato di insistere sull'incontro, sulla capacità di confrontarsi razionalmente in modo argomentato, e a mio avviso è di straordinaria attualità in un contesto di sana laicità e di apertura al mondo delle professioni e dei saperi. Direi che è qualcosa di urgente e anche che va fatto con consapevolezza che ormai, se vogliamo, la visione cattolica del mondo da un punto di vista meramente di consenso non è maggioritaria, però ha dietro di sé anche argomenti filosofici non meramente religiosi che possono essere spesi e argomentati con forza.